Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: "Guarda verso di noi." Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina." Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rendete grazie al Signore, invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, a lui cantate, a lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore, la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Alleluia. 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 Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 15 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?" Domandò loro: "Che cosa?" Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando le parole che Gesù ci ha appena detto. Sia lodato Gesù Cristo. Al centro di questa liturgia, cari fratelli, c'è la Santissima Trinità, che è infinitamente grande, infinitamente onnipotente, di fronte alla quale noi siamo un nulla di nulla. Però, vedete, la Santissima Trinità vuole venire in noi, vuole manifestarsi a noi, vuole manifestarsi in noi, vuole deificarci, divinizzarci, e attraverso di noi vuole divinizzare tante persone. Vedete, il miracolo della risurrezione di Gesù è stato compiuto dalla Santissima Trinità. Perché? Perché noi non solo crediamo che Gesù è veramente risorto, ma attraverso la risurrezione arriviamo a credere alla Santissima Trinità e facciamo vivere in noi la Santissima Trinità. Vedete, la Trinità viveva in Cristo e compiva miracoli in Lui. Ecco, Gesù, quando risorge, poi effonde lo Spirito Santo, e la Trinità vive in pienezza anche nella sua Chiesa, nei suoi apostoli. Avete visto questi due apostoli, Pietro e Giovanni?
in questo appunto passo degli Atti degli Apostoli che abbiamo letto come prima lettura, avete sentito, la Trinità compie attraverso di loro questo grande miracolo. Quest'uomo che era storpio fin dalla nascita viene guarito proprio per intercessione di Pietro, che dice: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Vedete, attraverso l'intermediazione di questo apostolo, la Trinità compie questo grande miracolo. Vedete, attraverso questo miracolo la Trinità si manifesta. Quest'uomo ha questa grande grazia di guarigione, cari fratelli. Vedete, l'opera di Cristo, cioè l'opera della Trinità in Cristo, continua attraverso la Chiesa. Vedete che il Signore vuole fare prodigi, segni, miracoli anche attraverso noi. Rendiamocene conto di questo, Gesù nel Vangelo dice proprio questo: quelli che crederanno in me faranno le opere che io compio e ne faranno ancora di più grandi. Noi ci può sembrare strano questo, cari fratelli, ma in realtà Dio vuole fare questo in noi. Vedete, anche Pietro e Giovanni probabilmente in un momento della loro vita hanno pensato che era strano che Dio facesse miracoli attraverso di loro, però Dio li ha fatti questi miracoli attraverso questi due semplici uomini. Il Signore si vuole servire anche di noi per manifestare non la nostra bravura, ma la sua santità, la sua onnipotenza, cari fratelli. E vedete che, vedete, Gesù ha compiuto tanti miracoli nella sua vita, cioè la Trinità ha fatto grandi cose nella vita di Gesù, ma le ha fatte queste grandi cose anche attraverso tanti santi, anche nella vita della Chiesa. Vedete, l'opera di Cristo continua nella Chiesa, l'opera della Trinità compiuta in Cristo continua nella vita della Chiesa, cari fratelli. E vedete che ogni Eucaristia è un miracolo straordinario che Dio compie davanti a noi. Attenzione, vedete, noi siamo in tempi di grande incredulità. Siamo in tempi nei quali il demonio è scatenato. Rendiamocene conto di questo, cari fratelli. Vedete quanta gente perseguitata, vedete quanti peccati, quanto male, quanta incredulità, cari fratelli. Rendiamoci conto di quanto opera il diavolo nel mondo, e opera normalmente con la nostra collaborazione, cari fratelli. Ebbene, vedete, il Signore compie miracoli anche in questi nostri tempi. Il Signore ci ha messo in questi tempi non per essere degli spettatori così passivi di fronte al grande male che vediamo. Il Signore, vedete, ci ha messo in questi tempi, il Signore viene in noi nell'Eucarestia proprio per farci essere forti portatori di Dio in questi tempi di grande incredulità. Vedete, in questi tempi di grande incredulità, quanta gente pensa ai miracoli del Signore, quanta gente crede nei miracoli del Signore, eppure il Signore li ha fatti questi miracoli. Il Signore continua a fare questi miracoli, cari fratelli. Allora, vedete, noi siamo in questi tempi per portare la luce di Dio agli uomini di oggi. Siamo in questi nostri tempi per combattere questa incredulità, questo ateismo che c'è, questa lontananza dal Signore, questa persecuzione nei confronti di Cristo, cari fratelli. Siamo in questi tempi per combattere la potente azione del diavolo. Quindi vi raccomando, cari fratelli, in maniera particolare, di pregare molto. Vi raccomando di pregare la Madonna, di pregare anche San Michele Arcangelo, perché questa potenza diabolica sia abbattuta. Perché il Signore intervenga con potenza, perché vedete, l'opera del diavolo è permessa dal Signore, ma il Signore vuole attraverso di noi stritolare Satana, vuole donarci di vincere su Satana, vuole convertire i peccatori, cari fratelli.
Allora vedete come Pietro e Giovanni, anche a noi il Signore, vedete, ci vuole donare di essere testimoni di Cristo, essere manifestazione della Trinità. Ci vuole donare in questi tempi di essere luce, di essere forza di Dio, proprio perché questa potenza di male che vediamo diffusa nel mondo sia stritolata, cari fratelli. Ripeto, ecco, proprio oggi meditando su queste cose, pregando davanti a un'immagine di San Michele, mi è stato molto chiaro questo. Vedete, nel Vangelo di nella prima lettera di Giovanni si dice: il figlio di Dio è venuto per distruggere le opere del diavolo. Quali sono le opere del diavolo? Sono i peccati, cari fratelli, Sappiatelo bene questo, noi dobbiamo affrontare, già ci troviamo in mezzo ad una terribile battaglia, come dice la preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro la malvagità e le insidie del diavolo, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia all'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo per perdere le anime. Quindi, cari fratelli, apriamo il cuore alla Trinità, perché la Trinità si vuole servire di noi per portare la luce di Dio, per allontanare la tenebra del diavolo, per allontanare tanti peccati, tanta incredulità che c'è nel mondo. E un'altra cosa che ci viene dalla liturgia di oggi, molto importante, è questa. Avete visto questi due discepoli che incontrano Gesù? Non lo riconoscono. Poi Gesù comincia a parlare, finalmente lo riconoscono a spezzare il pane. Che insegnamento ci vuole dare la Trinità per questi nostri tempi, cari fratelli? Ci vuole dare un insegnamento molto importante. Avete visto? Questi discepoli all'inizio non credevano, poi cominciano a parlare con Gesù. La fede loro si ravviva finché lo incontrano. Ecco, per noi questo è molto importante. In questi tempi, cari fratelli, di grande incredulità, noi dobbiamo innanzitutto ascoltare molto la parola del Signore. Non soltanto la Sacra Scrittura, ma anche l'insegnamento della Chiesa, le vite dei santi. Vedete, le vite dei santi, soprattutto dei santi mistici, ci fanno tante volte percepire come, ecco, in maniera proprio molto forte la presenza di Dio. Cari fratelli, dobbiamo leggere questi testi, dobbiamo meditare queste cose, dobbiamo leggere anche i libri, dobbiamo guardare i buoni video. Ecco, che ci aiutano a credere non soltanto nell'opera di Cristo, ma anche nell'opera della Chiesa, a credere nei miracoli che il Signore ha fatto e che continua a fare. Tutto questo, vedete, cari fratelli, leggere, ascoltare queste cose rafforza la nostra fede. Perché, cari fratelli, il Signore è reale e presente. Signore opera, cari fratelli, il Signore vuole operare con potenza anche in noi, intorno a noi, ma noi ci dobbiamo nutrire appunto di questa buona dottrina, e attraverso tutte queste cose che vi ho detto, dobbiamo ascoltare il Signore che ci parla. Ovviamente il Signore ci parla anche attraverso i sacerdoti, i vescovi, il Papa. Dobbiamo ascoltare il Signore che ci parla. Vedete, questi apostoli, questi discepoli, ascoltando Gesù, si ravviva, ecco, attraverso l'ascolto del Signore, ecco, si convertono in certo modo, aprono il loro cuore alla fede. E poi un'altra cosa, cari fratelli, che ci dice questo Vangelo, ci dice appunto l'importanza dei sacramenti. Vedete, questi discepoli, mentre Gesù spezzava il pane, lo riconoscono. Che cosa ci vuol dire qui San Luca? Io, meditando meglio in questi giorni, ho capito in profondità che cosa ci vuol dire qui San Luca. Vedete, qui Gesù non è che ha celebrato l'Eucarestia, perché vedete, si parla soltanto di pane e poi non si parla di vino, non si parla appunto di celebrazione eucaristica in maniera più decisa. Però qui l'Evangelista, e Dio attraverso l'Evangelista, ci vuole dire proprio questo: che se noi vogliamo veramente incontrare in maniera forte il Signore,
in modo da essere suoi testimoni, dobbiamo vivere intensamente l'Eucarestia. Perché? Perché nell'Eucarestia è presente Gesù vivo, il risorto, cari fratelli. E attraverso l'Eucarestia il risorto viene in noi. La Trinità viene in noi. Perché viene in noi il risorto e viene in noi la Trinità? Viene per la nostra santificazione, ma viene anche perché attraverso di noi il risorto possa parlare, perché attraverso di noi la Trinità possa manifestarsi e quindi perché attraverso di noi le altre persone possano a loro volta incontrare il Cristo risorto e la Santissima Trinità. Quindi, cari fratelli, come dice proprio il Vangelo di oggi, come ci sta dicendo il Signore attraverso il Vangelo, vi invito ad ascoltare lungamente la parola di Dio, perché noi siamo pieni in questi tempi della parola del mondo. Invece dobbiamo essere pieni dell'insegnamento di Dio. Più entra in noi l'insegnamento di Dio, cari fratelli, più attraverso la preghiera facciamo entrare in noi questo insegnamento, più Cristo vive in noi, più Cristo può parlare in noi, più Cristo può fare meraviglie nella nostra vita. E la Trinità, ecco, può fare meraviglie in Cristo, può compiere meraviglie attraverso di noi. E poi, ecco, raccomando ancora quello che dice appunto questo Vangelo, cioè vivere bene i sacramenti, perché, cari fratelli, attraverso i sacramenti Cristo viene in noi e noi incontriamo con potenza Cristo. Vedete, tante volte ci sono anche giovani, no, che dicono: ma io vorrei incontrare forte il Signore, io vorrei avere un'esperienza forte di Dio come l'hanno avuta i santi. Ecco, per avere una forte esperienza di Dio, il Vangelo di oggi ci dice, dobbiamo vivere una vita profondamente sacramentale, confessarci bene, ricevere l'Eucarestia liberi dal peccato grave e poi preparare bene la Santa Messa, viverla con grande fede, in preghiera, senza parlare, e dopo la Messa cerchiamo di ringraziare a lungo il Signore. E vedete, proprio tutto questo è anche per noi forza anche per affrontare i momenti difficili della vita. Ecco, abbiamo appunto in questo periodo è morto questo nostro fratello Cosimo. Ecco, per affrontare anche questi momenti dolorosi, ecco, è importante, proprio da quello che ci dice la parola di Dio, ascoltare molto la parola di Dio perché la nostra fede cresca, e poi ricevere i sacramenti per avere la forza di Cristo per affrontare questi momenti dolorosi, cari fratelli. E un'ultima cosa che voglio dirvi prima di concludere è questa. Vedete, l'Eucarestia non soltanto ci dà la forza di incontrare Cristo, ma l'Eucarestia è sacrificio di Cristo. E quindi, oltre appunto a farci incontrare Cristo con potenza e la Trinità in Cristo perché si manifestino in noi, l'Eucarestia è sacrificio che appunto è di grande importanza per i nostri fratelli defunti. Quindi vi raccomando, dice, di partecipare a questa Santa Messa proprio con grande, ecco, apertura di cuore allo Spirito Santo, con profondo spirito di preghiera, perché veramente la Trinità entri in noi, ma anche perché la Trinità possa aiutare i nostri fratelli defunti in Cristo, perché in grande numero oggi possano entrare nella gioia e nella pace del cielo. Vedete, Gesù è risorto dai morti. La morte non è l'ultima parola, c'è una vita dopo la morte, cari fratelli, c'è una vita dopo la morte. Quindi noi dobbiamo pregare per coloro che sono morti in Cristo. E un giorno, cari fratelli, quando entreranno loro in paradiso, se noi saremo ancora qui, oppure oggi stesso, se già sono entrati in paradiso, vedete, questi nostri fratelli defunti in Cristo, che sono in paradiso, certamente pregano o pregheranno per noi.
perché appunto noi siamo cristiani forti, perché possiamo testimoniare in pienezza Cristo con la nostra vita, e per questa via della testimonianza possiamo un giorno poi anche noi entrare nella gioia e nella pace del cielo. Quindi coraggio, cari fratelli, liberiamoci da ogni incredulità, da ogni disperazione, liberiamoci da Satana che in tante forme, cari fratelli, ci tenta, ci infastidisce. Liberiamoci con la forza di Cristo e andiamo avanti proprio con questa forza per aiutare anche tante persone a liberarsi da questi lacci del diavolo. E concludiamo affidando noi il nostro fratello Cosimo e tutta l'umanità e le anime dei nostri fratelli defunti, li affidiamo e ci affidiamo tutti alla Madonna perché interceda dal cielo per noi, perché la vita divina si possa manifestare in pienezza in noi e nei nostri fratelli defunti. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.